Grazie a voi per l'invito. Io sono stato istruito sul fatto che il pubblico è molto diversificato, quindi non so che cosa posso presupporre, in questi casi si presuppone il meno possibile, per cui farò una presentazione complessiva di questa figura, cercando però di resistere alla tentazione di dire tutto e quindi concentrandomi sostanzialmente su tre opere dopo un'introduzione. Si potrebbe anche fare una conferenza di tipo biografico, si potrebbe parlare solo di Resistenza e Ressi, potrebbero fare tante cose perché effettivamente è un personaggio molto ricco, ma credo che forse può valer la pena di dare l'idea di un percorso, di un itinerario estremamente ricco, estremamente diversificato, ancorché brevissimo, perché insomma è vero che Bonafede ha cominciato praticamente a 18 anni a produrre cose che meritano oggi ancora di essere lette, però appunto, come è stato ricordato, è morto molto, molto giovane e si è trattata di un'esperienza intensa, concentrata da tutti i punti di vista. Prima di entrare nella produzione del teologo, appunto un piccolo schizzo dell'ambiente nel quale egli viene al mondo, che è un ambiente sostanzialmente altoborghese, ricco di inserimenti aristocratici. Sua madre è una von Hase, viene da una famiglia di predicatori di corte, di generali, uno verrà impiccato subito dopo il 20 luglio, una famiglia quindi che ha anche questo retroterra nell'aristocrazia prussiana, ma il cui tono è dato dall'ambiente della borghesia delle professioni. Il padre è il più celebre psichiatra della Germania, di formazione positivista, abbastanza decisamente antifreudiano, e trasmetterà questa cosa al figlio, che ogni volta che parla della psicanalisi, lo fa pochissimo, ma ogni volta che ne parla sempre negativamente. Non credo che di aver mai trovato una valutazione solo un po' positiva, interpretandola come decadente, autocentrata e sostanzialmente poco pulita, insomma viscida, fraintendendo completamente parecchio, insomma. Bonafede ha capito molte cose, ma non ha capito tutto neanche lui, e comunque ha recepito anche questo, e poi questo clima di estrema severità intellettuale e morale. Il fratello più grande di Bonafede muore in guerra a meno di 20 anni, e scrive una lettera in cui dice: ah, mi hanno dovuto operare una seconda volta, però insomma non parliamo di questo, al mondo ci sono molte cose più interessanti delle mie operazioni. Un'ora dopo era morto, e questo è un po' lo stile della famiglia, insomma, per cui dire che non ci si piange addosso è dire po' un'estrema severità con se stessi e anche con gli altri. Bonafede, per esempio, scrive molte lettere alle mogli, alle madri, alle fidanzate dei suoi candidati, che ex candidati al pastorato, che muoiono in guerra. E in una di queste lettere lui dice a un certo punto: noi dobbiamo prendere congedo da Gerhard Wibrans, che tra l'altro era una persona a cui lui era particolarmente legato. Dice: può essere che noi cediamo alla tentazione di fare del dolore il luogo nel quale possiamo mantenere il rapporto con lui. E mi ha colpito questa cosa, perché è una dimensione dell'esperienza del lutto. Il dolore fa male, ma a volte succede anche nelle delusioni d'amore, parlo di quelle profonde, serie, però il dolore è comunque un luogo dove posso custodire una relazione. Bonafede dice: ma questo è contrario alla volontà di Dio, noi dobbiamo prendere congedo da Gerhard.
una estrema severità. Certamente, diciamo, Bonhoeffer è stato anche un grande pastore, visitatore, ma credo che le sue visite dovessero essere molto scomode per chi le riceveva. Doveva essere, insomma, un soggetto. Lui diceva che la prima cosa che il pastore deve fare quando fa una visita è mettere la Bibbia sul tavolo, tanto per chiarire di che cosa si parla. E nella cura pastorale dice: il tema non sono i tuoi problemi, ma i tuoi peccati, visto che il tuo peccato è il tuo vero problema. Ecco, un approccio abbastanza diretto, diciamo. E nello stesso tempo, sembra strano dopo che ho detto queste cose, ma nello stesso tempo una grande capacità di ascoltare e di recuperare l'umano, ma in uno stile estremamente severo, nel quale lui stesso è stato educato. Torneremo su questo elemento, perché indubbiamente colpisce nella personalità di quest'uomo. In questo ambiente ci sono 7 fratelli, uno muore, come ho detto, precocemente, le donne si sposano e quindi interrompono gli studi, ma hanno tutta una buona formazione culturale, una sposa un giurista, una sposa un pastore, anzi due sposano, chiedo scusa, un giurista, uno un pastore e un'altra un fisico famoso che collaborerà con Max Planck, che ha Friedrich Bonhoeffer, insomma ha un suo posto nella storia della fisica. Mentre Klaus, un fratello, studia diritto e Dietrich decide di studiare teologia, cosa che suo padre non ha prezza, ma si tiene per sé questa sensazione. Più tardi gli scriverà: mi sembrava che tu fossi sprecato per una grigia esistenza pastorale, così come io avevo imparato a conoscerla, insomma, dalle sue frequentazioni. Non era uno che frequentasse particolarmente la Chiesa, anche se non aveva atteggiamenti avversi, ma insomma i battesimi si facevano in casa, a casa si pregava, ma in chiesa non si andava. E invece non avrei mai pensato che proprio la chiesa, dice al figlio negli anni 30, sarebbe stata uno dei baricentri dello scontro di civiltà, lì veramente, che si svolgeva, che si svolge in Germania. Comunque, Bonhoeffer può studiare teologia, ma si capisce subito che il prevedibile sbocco di questa formazione non sarà il pastorato in una comunità, ma sarà l'accademia. A 21 anni Bonhoeffer ha scritto un dottorato e anche in breve pubblica una abilitazione. Sono gli scritti meno studiati di Bonhoeffer, hanno un grande interesse. Se Bonhoeffer avesse scritto solo quelli, avrebbe un posticino non particolarmente eclatante, ma insomma neanche anonimo nella storia della teologia del XX secolo, ma sono il tipo di libri, la dissertazione e l'abilitazione, che è una specie di alta dissertazione che serve per presentarsi all'Accademia, appunto i libri in cui il giovane studioso deve convincere gli studiosi affermati che è molto bravo, che sa tante cose. Bonhoeffer svolge questo compito in modo molto precoce, confrontandosi nei due libri, che sono uno sulla Chiesa e l'altro, rinuncio anche a dire su che cos'è, insomma, perché è molto molto tecnico, comunque confrontandosi con 3 figure culturali estremamente importanti in quella prima fase del XX secolo. Una è quella di Max Weber, e già questo è un fatto interessante, perché un sociologo, storico sociologo, tutto sommato una novità, scrivere uno studio dogmatico sulla Chiesa in prospettiva, in dialogo con la sociologia, oggi è, come dire, fa parte proprio del bon ton, è persino scontato, a volte anche un po' stucchevole, mentre allora era veramente una novità. In un pensatore che, come vedremo, è molto originale, ma non è un cacciatore di novità. Le due cose vanno assieme, effettivamente, cioè in genere i cacciatori di novità tutto sono tranne che originali. Il secondo pensatore con cui si confronta è Heidegger,
che aveva appena scritto Essere Tempo, il libro che lo ha reso famoso, e il terzo è un teologo ed è Karl Barth, che Bonhoeffer legge abbastanza precocemente e di cui, dopo aver scritto però questo libro, diciamo quando scrive il libro si chiama Atto ed Essere, Barth è per lui un oggetto di studio. Più tardi diventerà un punto di, poco più tardi, un punto di riferimento intellettuale. Bonhoeffer finisce questi adempimenti accademici talmente presto che non può essere consacrato pastore perché è troppo giovane, e quindi ottiene una borsa di studio per un anno allo Union Theological Seminary, che oggi è considerato uno degli istituti più prestigiosi del mondo, lo era anche allora. Però un tedesco che aveva studiato a Tübingen e a Berlino, che va in America a studiare teologia, ci va un po' come si va nel terzo mondo, insomma. Questa gente non ha conosciuto Lutero, cioè lo ha conosciuto, ma non ha capito Lutero, non ha vissuto la riforma, non sa nulla del servo arbitrio, si interessa di etica sociale e non capisce che cosa conta veramente. Insomma, Bonhoeffer va in America con un certo senso di estraneità e invece fa delle scoperte molto interessanti, per esempio Harlem e le chiese nere, per esempio gli spirituals. Lui, che ha una formazione musicale estremamente profonda, tecnica, avrebbe forse potuto anche fare il pianista, naturalmente l'Ottocento tedesco, Beethoven, anche Bach naturalmente, ma più dal punto di vista ecclesiastico, diciamo, non è un vero fan di Bach, sembrerebbe, dal numero delle citazioni. Schubert, di cui si suonavano i quartetti a casa, dove un fratello suonava il violoncello, quell'altro il violino, e Bonhoeffer il pianoforte, si celebravano i compleanni allestendo delle cantate, insomma, l'ambiente è un po' questo. Ecco, uno così si appassiona agli spiritual, cioè, questa è una caratteristica di Bonhoeffer, ha un'antenna per ciò che è diverso. A 18 anni aveva fatto un viaggio in Italia, aveva conosciuto Roma, la Roma cattolica, e anche lì aveva tirato fuori questa antenna, cioè aveva cercato di mettersi in comunicazione, di capire. È un testo buffo questo, non voglio venderlo come un capolavoro, è un ragazzo di 18 anni, ma è un ragazzo di 18 anni che intanto sa che cosa deve dire uno del suo ambiente, che è a Roma. Per cui, ad esempio, non so, va ai Fori Imperiali e dice: non è vero che il grande Pan è morto, cioè dialoga con i classici davanti al Tempio di Saturno, ai Fori Imperiali. C'è qualche cosa di convenzionale in questo, nel senso che l'ambiente esige da lui che lui si metta in comunicazione con la Roma classica, e poi come teologo naturalmente deve mettersi in comunicazione con la Roma papale, frequenta i riti della Settimana Santa, armato di breviario per poter seguire tutto quanto in latino, si incanta di fronte ai canti, ma anche a quelli, cosa che mi ha stupito molto, non per la comunità in particolare, ma perché dice che i canti erano celestiali. Insomma, un giorno capita in una chiesa, e questo è il mio grande contributo alla ricerca bonhoefferiana, ho identificato questa chiesa. Sì, perché dice che era appena uscito da Santa Maria di Trastevere e finisce in una chiesa di una setta, dice, ma poi spiega che cosa, insomma, morale, è la chiesa battista di Via della Lungaretta. E dice che questo è dimostrato perché ha assistito ai battesimi, quel giorno c'erano dei battesimi, lo dice il testimonio inteso come giornale della Chiesa Battista, è tutto vero, e dice che i canti erano celestiali. Se io penso oggi alla media dei canti delle nostre chiese, uno come Bonhoeffer mi farebbe venire la pelle d'oca a sapere che c'è un Bonhoeffer che mi sta a sentire mentre cantiamo. Anyway, ha questo talento per cogliere la diversità.
non è uno di cui tu puoi fare facilmente, neanche un protestante può fare facilmente una bandiera. Io anche in questa conferenza rivendicherò Bonhoeffer al protestantesimo perché sono italiano e perché in Italia Bonhoeffer è stato un po' colonizzato e questo non è giusto. Però effettivamente non è un autore confessionalistico o confessionale. Certo, è luterano, ma per lui non è, per lui Lutero è il liquido amniotico in cui ha pensato, in cui si è nutrito, con cui dialoga, che può anche occasionalmente, perché comunque Lutero è sempre il totem, non è che si critichi molto, ma occasionalmente lo può anche criticare, ma insomma è insieme a Karl Barth il grande interlocutore della sua vita, e più che Barth fosse un interlocutore, Lutero è il brodo di coltura entro il quale lui pensa, prega anche e riflette, sia per la spiritualità sia per la teologia, che in Bonhoeffer sono strettamente collegate, come è stato detto. Lutero è effettivamente il punto di riferimento, però appunto non il luteranesimo confessionale. E per esempio a Roma Bonhoeffer è colpito dalla cattolicità della Chiesa Cattolica. Per uno che viene da una chiesa territoriale, da una Landeskirche, l'orizzonte cosmopolita della Chiesa romana lo colpisce e mette in moto il suo pensiero, fa delle riflessioni, insomma è interessato a ciò che è altro. E in America lo stesso, le chiese nere, la tradizione del risveglio versione americana, e torna cambiato. Lui parlerà più tardi di una conversione, questa è un'espressione che naturalmente colpisce molto, in particolare chi fa quello che facciamo noi, dice si è convertito da teologo a cristiano. Ora, non è escluso proprio in linea di principio che un teologo possa essere anche cristiano occasionalmente, ma appunto quello che voleva dire Bonhoeffer è chiaro: il passaggio da una fede prevalentemente pensata a una fede prevalentemente vissuta. Questa espressione è del 36. Io mi sono, leggendo i suoi scritti giovanili, mi sono più volte chiesto se lui da giovane era veramente così empio, cioè lui dice insomma ero preso da questa storia dell'accademia, dello studio, dell'università, dovevo farmi vedere, prigioniero di me stesso, da questa prigionia mi ha liberato la Bibbia, in particolare il Sermone sul Monte, dice lui. Veramente leggendo i suoi scritti si capisce, certo, si vede uno che deve far vedere quanto è bravo, ma la tesi di laurea serve anche a questo, perché sennò te la bocciano, insomma, è lo stesso l'abilitazione. Ma io non so se proprio non sia, come spesso accade nelle retrospettive, un po' esagerata questa idea della conversione. Forse Bonhoeffer a modo suo era cristiano un po' prima, però c'è un modo effettivamente diverso che colpisce un po' anche la sua famiglia, che era appunto di un protestantesimo, quello che si chiamava protestantesimo culturale, cioè un po' distaccato diciamo rispetto alla pratica pia, per cui lettura biblica tutti i giorni, le losung, quel libricino che abbiamo anche noi in italiano col titolo Un giorno una parola, meditazione quotidiana, lettura estensiva della Bibbia e poi meditazione intensiva su singoli passi, sempre citato Lutero che leggeva una volta all'anno l'Antico Testamento e tre volte all'anno il Nuovo, insomma questa idea per cui è disciplina spirituale, questa idea per cui la fede si vive in una intensa disciplina, e Bonhoeffer sente la fascinazione anche del monachesimo come fattore strutturante la vita. Bonhoeffer desidera una vita strutturata anche dal punto di vista spirituale. Più tardi in carcere, in una celebre, densissima, molto bella poesia, si potrebbe fare una conferenza anche su quella, lui dice che la libertà nasce dalla disciplina, e in questo c'è naturalmente una profonda verità, cioè la libertà è un risultato, non è il punto di partenza ma il punto d'arrivo, è come l'improvvisazione in musica, non è che normalmente, ci sono delle eccezioni, ma non è che si improvvisi perché non si sa leggere la musica, quando la sai leggere bene sei anche in grado
di improvvisare, e così è nella vita dello spirito, cioè certamente la fede non è un'abitudine, però Bonhoeffer si chiede, e si risponde anche, se ci sia, si risponde di no, se ci sia una fede senza buone abitudini, cioè si parte dall'abitudine, dall'ABC della disciplina per arrivare alla preghiera, per esempio, e al rapporto con Dio. In questa fase, appunto, il sermone sul monte è il testo, cioè i capitoli 5, 6, 7 dell'Evangelo secondo Matteo, è il testo fondamentale, diciamo, della sua vita cristiana, e quindi, insomma, è il tema della radicalità cristiana. Non è, come sapete, questo testo il manifesto del protestantesimo, non nel senso che il protestantesimo non lo conosca, ma certamente se uno dovesse dire, cioè indicare in un testo lo spirito di una confessione, non so, per il protestantesimo forse io citerei il capitolo 1, versetti 16 e 17 delle Epistole Romane, dove il testo di Lutero, il giusto vivrà per fede. Il sermone sul monte caratterizza piuttosto, non so, la storia dei Valdesi medievali o la storia del movimento francescano, insomma, i grandi movimenti centrati sul tema del discepolato. Ma appunto questo è la passione di Bonhoeffer negli anni 30, il discepolato, l'idea cioè che il cristianesimo ha l'esigenza di essere vissuto da un nucleo duro e puro, diciamo così, di persone che prendono sul serio tre o quattro cose molto importanti, senza le quali tutto il resto rischia di essere una conchiglia vuota. Bonhoeffer sarà sempre non negativo, non direi positivo, è di trovo molto dialettico, ma certo non negativo, nei confronti della Chiesa di popolo e della Chiesa di massa, è cresciuto lì, quello è il suo contesto, però si rende conto abbastanza precocemente che la tentazione della minoranza militante è quella di diventare una setta, nel senso negativo del termine. La tentazione della Chiesa di massa, il rischio della Chiesa di massa è quello di diventare una conchiglia vuota, cioè strutture anche complesse senza contenuto all'interno. Tra parentesi, questa è la riflessione che lui fa a 18 anni quando visita la setta, cioè la Chiesa Battista di via della Lungheretta, il battesimo dei credenti, eccetera, lo mettono in discussione da questo punto di vista. Dice, forse nella setta, nel senso sociologico, cioè nella chiesa fortemente impegnata, dove non si va perché si è nati lì, ma insomma si va per scelta, diciamo, forse dice, c'è un messaggio che non può essere alternativo a quello della chiesa di massa, ma di cui la chiesa di massa ha bisogno. Insomma, su questo lui è parecchio interessato, e appunto torna dall'America con questa passione e con l'idea pacifista, che per un tedesco della sua classe sociale è assolutamente inedita. Gliel'ha cacciata nella testa un pastore francese che lui conosce allo Union, la storia anche di questo incontro è interessante, nel senso che un tedesco e un francese ancora nel 1930 non si incontravano facilmente, cioè Versailles non era stato digerito neanche da Bonhoeffer, quell'altro non aveva digerito l'aggressione tedesca, insomma, e invece questa esperienza è stata un punto di svolta, e torna pacifista con grande sconcerto, pacifista appunto radicale, e si impegna nel movimento ecumenico, che allora era una faccenda protestante. Movimento ecumenico vuol dire contatti, diciamo, tra le chiese tedesche e le chiese anglosassone, tra quelle di ispirazione più luterana, quelle di ispirazione più battista, metodista, presbiteriana, versione appunto anglosassone, anglicana, il movimento anglicano, la chiesa anglicana in quel periodo era veramente il grande volano dell'ecumenismo, perché già per sua natura è in qualche modo un po' una chiesa ponte, allaccia un sacco di contatti, e secondo lui in questa fase appunto la grande sfida del movimento ecumenico è di dire una parola autorevole sulla pace, cioè Cristo. Secondo lui, negli anni 30 significa pace. Pace vuol dire, per esempio, che i cristiani non si sparano addosso l'un l'altro,
cioè non si può parlare, è totalmente svuotato ogni discorso sulla comunione, se poi appena uno dice, siamo subito pronti a spararci. In questo periodo in cui celebriamo la prima guerra mondiale ci sono molti documenti di vescovi, chiese, pastori, preti, tutte le confessioni, naturalmente ci sono anche le eccezioni, cioè chi ruota contro corrente, ma bisogna leggerle, insomma, queste cose sui siti si trovano, cosa non dicevano questa gente, non so, riletture del Padre Nostro in chiave guerresca, cose inenarrabili. Sul sito della Chiesa Evangelica Tedesca ho trovato delle cose che mi hanno dovuto cercare, incredibili. Il vescovo cattolico di Gorizia, quando le nostre armate, ma le sue erano quelle austro-ungariche naturalmente in quel momento, sfondano a Caporetto, tiene una predica sulla provvidenza, che appunto magari il cappellano italiano magari non era tanto d'accordo. Ecco, Bonhoeffer dice tutto ciò è completamente insensato. È come quando ero ragazzo, ma molti di noi la conosceranno, c'era una striscia famosa, un fumetto, che si chiamava Sturmtruppen, dove si prendevano in giro questi tedeschi, e appunto ce n'era una dove il cappellano si interrogava e chiedeva al professore di teologia che qualcuno gli aveva detto che il Dio a cui loro si rivolgevano era lo stesso a cui si rivolgevano gli americani, e diceva, questo non è possibile, appunto, più, sembra una caricatura, ma non lo è tanto, non lo è tanto se uno legge gli scritti di quel periodo. E Bonhoeffer ne denuncia l'assurdità, solo che nel frattempo, nel 1933, succede qualcos'altro e Hitler raggiunge il potere. Le chiese sono contente sostanzialmente, non tutte necessariamente sono hitleriane, ma ci sono forti movimenti nazisti all'interno delle chiese, ma soprattutto sono contente perché Hitler deve tenere a bada i comunisti, questo è il problema. La Repubblica di Weimar era stata vissuta come una minaccia da parte delle chiese, una minaccia di sinistra. Stalin sta facendo sfracelli in Russia, anche se allora non si sapeva quanto, e la borghesia, le chiese, la grande industria e l'esercito hanno paura e ritengono che Hitler sia il tipo giusto per mettere ordine. La famiglia Bonhoeffer non la pensa così, non perché sia di sinistra o progressista, ma perché il tipo di formazione culturale che circola in quell'ambiente reagisce in fondo in modo aristocratico nei confronti di quello che sembra una eruzione plebea. Cioè il nazismo viene interpretato come un'esplosione di forze oscure, normalmente latenti nella società, che come un geyser trovano il modo di esplodere, e sono forze della incultura, del paganesimo, della barbarie e della totale confusione etica. Questo viene vissuto a pelle, come si dice in cattivo italiano, prima di essere riflettuto nella famiglia Bonhoeffer, e poi c'è l'idea che il nazionalsocialismo porterà la Germania alla guerra con le conseguenze del caso. Questo viene percepito già nel 1933, questo colloca la persona di Bonhoeffer in una posizione abbastanza eccentrica nei confronti della Chiesa, che invece pensava di potersi servire del nazionalsocialismo. Se non che, quasi contemporaneamente, nell'entusiasmo dei primi anni c'è anche un fortissimo tentativo di nazificazione della Chiesa, non nel senso che si cerca di conquistarne il consenso politico, di quello non c'era bisogno, c'era già, ma nel senso che la dottrina della Chiesa evangelica, il cattolicesimo si mette al sicuro, fa un concordato e continua per il suo verso, insomma. Mentre la Chiesa evangelica
rischia di venire occupata dal nazionalsocialismo dall'interno, per così dire, cioè un movimento di nazificazione della dottrina della Chiesa, ad esempio espulsione dal canone dell'Antico Testamento perché era ebraico. Oggi noi sappiamo che è ebraico anche il Nuovo, ma allora non eravamo in chiaro su questo, neanche Bonhoeffer fa tanto, e quindi via l'Antico Testamento, oppure contro il rabbino Paolo, oppure per un cristianesimo eroico, oppure per un Cristo ariano. Solo che questa cosa è talmente delirante che la Chiesa reagisce, o ampi settori della Chiesa reagiscono, e difendono la propria cristianità. L'episodio è famoso e noto, è un sinodo che si tiene a Wuppertal, nel quartiere di Barmen, il sinodo di Barmen, gestito da questo, cioè diretto da questo Karl Barth, teologo svizzero in quel momento in Germania, verrà poi espulso l'anno dopo, ma il sinodo di Barmen e la Chiesa confessante sono un po' confessante perché confessa la vera fede contro l'eresia. Sono un po' passate alla storia come la Chiesa antinazista. Naturalmente questo non è vero, cioè chi ha sottoscritto la confessione di Barmen riteneva di poter mettere d'accordo l'ortodossia cristiana e il nazionalsocialismo. Barth lo dice esplicitamente: la forza, la grandezza di questo testo straordinario, anche dal punto di vista letterario, è un testo bellissimo, scritto con lo scalpello da Barth, dove ogni parola si esce dalla carta, diciamo, è veramente la forza delle confessioni di fede della Riforma, si chiama modestamente dichiarazione teologica, è alla faccia della dichiarazione teologica, cioè una dichiarazione teologica si immagina qualche busillis di professori, invece proprio uno scritto straordinario. Qualcuno dice: ma non c'è nulla sulla politica? E Barth dice: per forza, cioè io devo farlo trangugiare a un sacco di gente che dal punto di vista politico non era proprio per niente d'accordo. E la grandezza di questo testo è che il testo più politico, certamente, che il cristianesimo del Novecento abbia mai scritto, non dice una parola direttamente sulla politica, ma parla sulla situazione parlando dell'Evangelo. Lì è il contrario di quanto fanno molte dichiarazioni sinodali, non dei nostri sinodi, dico di altri, che chiacchierano sull'attualità politica senza riuscire a dire un accidente di niente di quello che. Ecco, quello è il contrario. Non si parla apparentemente della situazione, ma in realtà veramente si dividono le acque. E Barth lo sapeva che i nodi sarebbero venuti al pettine, cioè alla fine le due cose, la fede cristiana e il nazionalsocialismo, non potevano stare insieme, perché come disse un grande boia del nazionalsocialismo, cioè il presidente del Tribunale del Popolo che ha condannato a morte centinaia, forse migliaia di persone, tra i quali il fratello di Bonhoeffer, il suo cognato, eccetera, una cosa hanno in comune il nazionalsocialismo e il cristianesimo, che vogliono la totalità dell'uomo. Ecco, questo Freisel questo l'aveva capito bene, e l'aveva capito anche Barth, per cui dice: per adesso va così, le acque si divideranno. Ma il promotore della Chiesa confessante, l'eroe che si farà 8 anni in campi di sterminio, cioè Martin Niemöller, era convinto, come diceva Barth, dice Niemöller, è convinto che se lui parla a Hitler si mettono subito d'accordo, cioè crede Niemöller di essere insieme a Hitler l'unico vero nazionalsocialista. Cioè nella Chiesa confessante lo schema che c'era era che Hitler è bravo e i collaboratori sono cattivi. Quante volte si sente, poi io abito a Roma, cioè per esempio la curia è cattiva, bravo, vabbè. Per dire, è sempre lo stesso schema, cioè il capo assoluto è bravo, si tratta solo di informarlo, bypassando, diciamo, lo schermo nebbioso che gli impedisce di aprirsi alle magnifiche sorti di progressive che noi vogliamo proporre. Mentre c'è il sinodo di Barmen, Bonhoeffer è a Londra perché ha ritenuto che le sue posizioni nella Chiesa fossero del tutto fuori posto, nel senso che lui era troppo radicale e soprattutto su una questione che lui riteneva essere centrale, mentre Barth
nella confessione di Barmen non ne parla, e Barth ammetterà questo dopo. Dice, Bonhoeffer aveva visto nel 1933 quello che io non avevo visto, cioè che il tutto gioca intorno a una questione che è l'antisemitismo nazionalsocialista. Non è un dettaglio, dal punto di vista delle chiese non faceva tanto problema, perché dopo i comunisti, diciamo, nella lista dei nemici delle chiese c'erano gli ebrei, forse prima in mezzo ai sindacati, diciamo, poi dopo gli ebrei. Bonhoeffer vede che però in questa caccia all'ebreo c'è il germe del veleno anticristiano, perché Gesù era ebreo, citazione del primo degli scritti di Lutero sugli ebrei, che non sono un granché, infatti li hanno anche rieditati i nazionalsocialisti, però il primo si intitolava Che Gesù è nato ebreo. E appunto Bonhoeffer cita questo e dice: chi perseguita gli ebrei perseguiterà il cristianesimo, perché Gesù è nato ebreo. E se ne va a Londra, dove riceve una lettera di Barth che gli dice: ma insomma, mentre la Germania brucia, dice, lei che cosa fa? Piglia e va a Londra, torni con la prima nave. Non torna con la prima nave, con la seconda o con la terza, comunque torna e assume la direzione di un seminario della Chiesa confessante, cioè di un posto dove studiavano i pastori che avevano concluso gli studi teologici e che si preparavano al ministero. Durava 6 mesi questi corsi, oggi si chiama, anche allora si chiamava, vicariato, da noi si chiama anno di prova, nel frattempo sono diventati 2 anni, cioè sarebbero i corsi dove uno studente impara il mestiere, cioè prima hai imparato la teologia, tutte le cose che non ti servono, ma adesso ti spieghiamo come si fa un funerale, come si fa la visita, come si tiene i registri ecclesiastici, insomma tutte queste cose qui, cioè quello che ti serve per lavorare in pratica. Invece per Bonhoeffer si tratta più o meno di imparare a essere cristiani, cioè quello che resta nella memoria di chi è stato a Finkenwalde è questa appunto disciplina monastica, la meditazione biblica, cioè sostanzialmente quello che ti serve, dice Bonhoeffer, adesso semplifico un po', ma è saper pregare. È la cosa più pratica, nel senso che se no non ne vieni a capo, tanto più in un contesto in cui gli ex allievi di Finkenwalde erano pastori clandestini, la Chiesa confessante non aveva la protezione dello Stato, non c'erano tutti, non c'era lo stipendio, cioè lo stipendio c'era ma era raccolto tra i membri di chiesa, non c'era l'appartamento di servizio garantito, non c'era la pensione, non c'erano i privilegi di una posizione sociale piuttosto forte, come era ed è tuttora quella di un pastore in Germania, cioè una precarietà radicale. E infatti il rischio della legalizzazione, cioè di ottenere il timbro, era importante. Ed è in questo contesto che Bonhoeffer scrive un libro sul Sermone sul Monte, praticamente, intitolato, in italiano è stato tradotto con la parola se quella, che è giusta, perché traduce l'idea del seguire che c'è nel titolo tedesco, certo che in italiano sequela si dice una sequela di scemenze, una sequela di errori, cioè non è una parola molto, ma forse proprio grazie a Bonhoeffer è entrato nel vocabolario, diciamo, un po' chiesastico, l'idea appunto però del discepolo, di quello che va dietro a Gesù. Ed è un libro critico, non nei confronti di Lutero, ma nei confronti di una certa comprensione di Lutero. La critica di Bonhoeffer è violentissima e io credo, ho letto più volte questo libro, e non è un espediente da conferenza se dico che ogni volta che lo leggo provo un profondissimo disagio, mi capita con diverse letture bonhoefferiane degli anni 30, nel senso che leggo e dico, ma tu ce l'hai con me? Cioè, mi hai visto, non lo so, l'idea di Bonhoeffer è che il protestantesimo è esposto a questo rischio sostanzialmente, molto semplicemente di fare dell'Evangelo della giustificazione per grazia, quella che egli chiama la grazia a buon mercato, cioè il sei politico praticamente, siccome siamo giustificati per grazia non è necessaria l'obbedienza. Lui dice, è peggio, dice, ha fatto più, il libro inizia con questa dichiarazione, la dottrina della grazia a buon mercato ha fatto più danni e più morti spirituali di tutta la predicazione cattolica della giustificazione per opera. Voi capite che, diciamo, per una sensibilità evangelica è un pugno nello stomaco fortissimo che va avanti per tutto il libro.
Cioè è un discorso fatto essenzialmente, poi io credo che altri potranno riconoscere se stessi anche da altri punti di vista, ma certamente un certo tipo di protestantesimo trova lì una accusa forte e potente. Grazia è, secondo Bonhoeffer, stare con Gesù, cioè la grazia è il discepolato. Allora uno dice, ma insomma, stare con Gesù è una cosa che fai tu, la grazia è un'opera. No, non è un'opera, lui dice, è al di là dell'opera, è una relazione con Gesù. Il discepolo è colui che sperimenta la grazia, anche perché nel momento in cui provi a seguire, scopri anche che ciò che conta, ciò che resta, non è la tua sequela, perché tanto non segui, ma è il fatto che lui ti vuole con sé. Un giorno ho trovato un'esegesi di sequela che è diventata centrale per la mia vita, uno dei testi biblici che per me sono diventati importanti, c'entra anche lì Bonhoeffer, perché ero andato in questo cimitero a Berlino per fotografare un famoso monumento a Bonhoeffer. E mentre cercavo l'angolazione, mi sono imbattuto in una tomba, lì in quel cimitero ci sono tante tombe famose, c'è cioè Fichte, Hegel, Bertolt Brecht, Helen Weigel, il cimitero Ugonotto di Berlino, di Dorotheenstadt. E mentre cercavo l'angolazione mi sono imbattuto in un cipo di una persona molto famosa, ma meno di questi, che era predicatore laico della Chiesa Evangelica della Renania, ed era anche presidente, stato anche presidente della Repubblica Federale Tedesca, Johannes Rau. E sul cippo ho visto scritto una frase, che lì per lì non ho neanche riconosciuta come frase biblica, dice, anche costui era con Gesù di Nazaret. Vabbè. Dico, Rau avrà voluto dire che era un cristiano. E poi, dopo questa frase mi è venuta fuori, dov'è? Dov'è? È nel racconto del Getsemani, ed è una donna, la seconda delle donne, che dice a Pietro, che dice io non lo conosco, dice anche lui era con Gesù di Nazaret. È stata un'emozione fortissima, nel senso che, cioè, quello che vuol dire quella scritta, quella è la verità, cioè anche se Pietro tradisce, però la donna dice la verità. La donna vuole accusarlo, ma in realtà è l'Evangelo, è la verità sulla sua vita, è quello che conta. Anche lui era con Gesù di Nazaret. Traditore o non traditore, giusto o sbagliato, buono o cattivo, anche lui era con Gesù di Nazaret. E questa è la sequela. Cioè, si parte che sei tu che segui Gesù, e poi scopri che è lì è la grazia, però non a buon mercato, dice Bonhoeffer, a caro prezzo, scopri che la grazia è che anche tu sei con lui, anche se in realtà non vorresti, anche se in realtà dici di no, e lo tradisci. Anche lui era con Gesù di Nazaret. Johannes Rau non c'entra niente con Bonhoeffer, era semplicemente vicino al monumento alla tomba. Però non riesco più a dissociare, intanto non riesco più a dissociare dalla mia vita, io ho già deciso che cosa voglio sulla mia tomba, tra 150 anni naturalmente, però certamente voglio quello. Secondo me, una buona lettura di sequela. La grazia a caro prezzo è questo, che tu parti, scopri di essere indegno, e però l'Evangelo è che anche lui, anche tu, sei con Gesù di Nazaret. Sono gli anni migliori della vita di Bonhoeffer, quelli che lui ricorderà sempre con grande passione, e scriverà sempre queste circolari di Finkenwalde che diverranno tragiche negli anni della guerra, nel senso che sì, ogni volta iniziavano con una lista di caduti e di intercessioni. Come dicevo, scriverà moltissime lettere, scrive dei trattatelli di teologia pratica che Ermanno Jam ha tradotto per la Claudiana, secondo me bellissimi, ne ha tradotti due, uno sulla predicazione e uno sulla cura pastorale. Da un certo punto di vista forse non utilizzabili, in particolare quello sulla cura pastorale, non utilizzabili oggi, cioè io non sono mai stato capace, con tutta la mia voglia di scimmiottare Bonhoeffer, di andare da uno e dire beh adesso parliamo del tuo peccato, cioè, no, ma forse neanche lui intendeva questo.
Però nello stesso tempo io non dico che siano da utilizzare, ma o forse sì, non lo so, ma certamente fanno pensare, soprattutto devo dire fanno pensare un pastore della Chiesa, e anche lì non ti fanno stare tanto bene. Ad esempio nell'omiletica lui fa delle considerazioni sul rapporto del pastore con la Bibbia e spiega per quale motivo, lo sappiamo tutti, sentirselo dire in quel modo lì però dà fastidio, non deve essere un rapporto puramente professionale, cioè tu non puoi avere un rapporto professionale con la Bibbia, che devi avere, se non ne hai un altro che ti spiega qual è. Effettivamente, e c'ha ragione, però nello stesso tempo è proprio la cattiva coscienza, ma così precisa, che uno si chiede, ma come fai a saperlo? Poi forse ti viene in mente, magari era così anche per lui, magari anche lui lottava, e magari, come dice in una poesia, che si intitola significativamente Chi sono? Punto interrogativo. In carcere si è scoperto poeta, ma vi dico la verità, a me sembrano delle cose piuttosto serie quelle che ha scritto. Sapete che una volta hanno chiesto a De André se le sue le considerava poesie o canzoni, e De André ha citato Croce, Benedetto Croce, il quale che diceva, fino a 18 anni tutti scriviamo poesie, dopo i 18 anni solo due categorie, i poeti e i cretini. Nell'incertezza, dice De André, io dico che scrivo canzoni. Farà anche per Bonhoeffer, non saranno capolavori della letteratura, non lo so, secondo me sono profonde. In una, a se stesso, lui appunto dice, ma com'è che a me sembra di essere una foglia tremante di paura, di freddo, di solitudine, di angoscia, e tutti dicono che esco dalla mia cella come un signore dal suo castello. Ecco, questo autocontrollo estremo è frutto di un grande esercizio, non è spontaneo appunto, è la disciplina madre della libertà. Poi arriva la guerra. Vogliono farlo scappare perché hanno paura che si faccia fucilare, lui va in America, ci sta una settimana, torna per la disperazione di chi si era dato da fare per fargli avere il visto, il posto, la cattedra, eccetera, eccetera, torna perché dice non potrà partecipare alla ricostruzione della Germania chi non partecipa alla tragedia del popolo tedesco. Però per non venire arruolato e per tante altre cose, finisce, niente proprio di meno, questo pacifista finisce nello spionaggio militare. E ce lo tira dentro un suo cognato, marito di una sorella, giurista, Hans von Donani, un personaggio della stazza morale di Bonhoeffer, vale sicuramente Bonhoeffer, il quale da anni e anni accumula documenti contro Hitler da usare dopo un colpo di Stato. Ne aveva già tentati un paio, andati male, prima ancora della guerra. E Bonhoeffer entra nello spionaggio militare, che è una centrale della congiura, con questo scopo, diciamo, ufficialmente deve avere informazioni attraverso i suoi contatti ecumenici, in realtà deve fornire informazioni agli alleati sull'esistenza della congiura e preparare una Germania nuova dopo l'abbattimento di Hitler. Ed è in questa fase che scrive l'etica. Allora, qui il pacifista adesso è uno che lavora nello spionaggio per abbattere Hitler mediante un attentato. Insomma, è cambiato qualcosa. E l'etica è una grande riflessione sulla congiura condotta a partire dalla nozione di responsabilità, che è una nozione naturalmente molto importante, e metto in luce, menziono solo un punto dell'etica. Voi sapete che Max Weber, quello che Bonhoeffer aveva studiato da giovane, ha scritto tante cose, tra cui due famose conferenze intitolate una La scienza come professione e l'altra La politica come professione. In quella intitolata La politica come professione, Weber dice, insomma, ci sono due grandi possibilità etiche. Una è l'etica dei principi, che enuncia il grande principio, che ne so, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi c'è un'etica che vuole incidere nella realtà, l'etica della responsabilità, che deve fare i conti con il mondo com'è. L'etica del Sermone sul Monte è assunta esplicitamente da Weber come l'etica dei principi, cioè astratta,
quello che il politico non deve fare. È famosa del resto la citazione di Bismarck, non si può, che era un buon luterano, non si può fare politica col sermone sul monte. E nell'etica, nella sua etica, Bonhoeffer da un lato coglie il punto di Weber, cioè l'enunciazione del principio, anche sacrosanto, ha il suo limite dove la realtà impazzisce. Sarebbe ingiusto, io credo, dire che Bonhoeffer rinuncia in modo radicale a un'etica dei principi. Comunque dice, non funziona qui, non funziona adesso. È necessario che la realtà sia presa molto sul serio, e però la realtà non è contrapposta a ciò che è vero, buono e santo. Ciò che è vero, buono e santo non è un principio, ma è Gesù. E Gesù è colui mediante il quale tutte le cose sono state create. La realtà, dice Bonhoeffer, e la realtà per lui era la realtà di Auschwitz, la realtà, su cui era informatissimo, la realtà del nazionalsocialismo, la realtà è buona. Questa è un'affermazione dell'etica che non viene spesso citata, ma secondo me è la più paradossale. La realtà è buona, in ultima analisi, che cosa vuol dire? Per Bonhoeffer è un'affermazione totalmente teologica, dice, se Dio è venuto in questo mondo, nessuno nella Chiesa ha diritto di disprezzare il mondo. Se non l'ha disprezzato Dio, non lo puoi disprezzare tu. La realtà è buona e quindi vale la pena di impegnarsi. Sta lì, maledetto paese, diciamo, cioè l'atteggiamento pseudoprofetico di chi abbandona il mondo a se stesso è un tradimento dell'Evangelo. L'etica è una riflessione molto articolata, densa, per certi aspetti anche acerba, sembra che in effetti l'hanno arrestato mentre la stava scrivendo, quindi diciamo non ha avuto proprio il tempo di rifinirla in dettaglio, sono frammenti. Anche acerba, però estremamente stimolante, un po' difficile, ma certamente questa idea per cui tu ti assumi la responsabilità, ne porti la colpa, come Cristo ha portato la colpa del mondo, non ne esci con le mani pulite, perché per la persona responsabile, dice Bonhoeffer testuale, la domanda decisiva non è come ne esco con la coscienza a posto, ma quale sarà la vita delle generazioni future. Ecco. Bonhoeffer viene arrestato per dei dettagli, per alcune operazioni che lo spionaggio aveva fatto anche con lui, tra le quali il salvataggio di alcuni ebrei, e molti si chiedevano, ma ne ammazzano milioni, ne avete salvati 14, valeva la pena? E in carcere, comunque finisce con 3 accuse del tutto secondarie, che però ognuna valeva la pena di morte. Ma i suoi amici, che sono dentro, uno anche il capo, verrà impiccato insieme a lui, della giustizia militare, riescono a portare il processo su un binario morto. Cioè nel 1944, dopo un anno di detenzione, Bonhoeffer è virtualmente in salvo, si aspetta la fine della guerra. E il capitolo in cui il suo grande biografo Eberhard Bethge descrive questa fase finisce con due righe, dice, ma venne il 20 luglio del 44, cioè il fallito attentato a Hitler, e il giorno dopo Bonhoeffer scriverà la lettera che leggerete. Da qualche mese, per pochi mesi, dall'aprile del 44 fino al settembre del 44, Bonhoeffer scrive delle lettere teologiche che sono quelle che lo hanno reso famoso. Poche lettere in questa raccolta, saranno una decina in tutto, in cui presenta una serie di concetti che vengono fuori uno dopo, è un'esplosione, è come un geyser, comincia il 30 aprile dopo un anno che era in carcere e va avanti per alcuni mesi. Un cristianesimo non religioso, il mondo diventato adulto, siamo chiamati a vivere di fronte a Dio come se Dio non ci fosse. Che cos'è? Rinuncio a spiegarlo. Anche perché in realtà Bonhoeffer pone più problemi in queste lettere di quanti ne risolva, cioè chiaramente apre degli orizzonti, chiaramente ti fa capire che lui ha presente un tipo di cristianesimo, certamente fuori dalle sacrestie, ma anche un tipo di cristianesimo che rinunci ad alcuni
stereotipi però profondamente radicati. Ad esempio, uno dei suoi bersagli è il famoso Dio tappabuchi, cioè il Dio tappabuchi sarebbe quello che ti risolve i problemi. Lui lo paragona al Deus ex machina della tragedia greca, no? Quando l'intreccio era troppo complicato veniva calato per questo ex machina un dio che un po' come l'ancillotto risolveva tutti i problemi. Ecco, questo tipo di dio non c'è perché è morto sulla croce di Gesù. Dio è colui che ci aiuta non nella sua forza, non nella sua debolezza. Tutte queste questi impulsi, come oggi si dice, assolutamente originali, che mettono in moto il pensiero. Bonhoeffer non scrive un sistema in carcere, ovviamente sono lettere clandestine che escono attraverso la collaborazione di una guardia. Forse il suo libro più compiuto, la sua teoria più elaborata è l'Etica, che certamente è ancora un passo al di qua rispetto alle lettere dal carcere. Ma appunto, prima venivano citati Holthauser, Van Buren, i teologi della morte di Dio. Beh, questi hanno effettivamente frainteso Bonhoeffer, cioè la sua idea di un cristianesimo mondano non è l'idea di una fede etica senza Dio. È l'idea del discepolato, la stessa idea degli anni 30, vissuta in un Dio che, come dice l'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 13, c'è questa frase in cui si dice che Gesù morì fuori dalle porte della città, Gesù muore in terra sconsacrata, cioè il cristianesimo ha a che vedere con una realtà sconsacrata, con una realtà profana, con una realtà colpevole, con una realtà sporca, e non ci arriva con ricette risolutive, ma ci arriva nella forma debolissima, ogni volta che ci proviamo lo sappiamo, nella forma debolissima della condivisione. Per cui io, cioè quando Bonhoeffer lo dice esplicitamente, e molti di noi hanno avuto occasioni forti di pensarci recentemente, quando si dice l'ateo non ha risposte di fronte alla morte, Bonhoeffer dice, beh, non è che noi proprio abbiamo chissà quale risposte, a meno di fare un uso ideologico e vacuo, quasi blasfemo, dell'idea di risurrezione, del tipo è morto ma è risuscitato, cioè la risurrezione come lieto fine, a meno di rifugiarsi in questo tipo di caricatura. Neanche noi abbiamo delle risposte. E Gesù sulla croce, beh, in Giovanni veramente Gesù fa anche molti discorsi, un po' in Giovanni la crocifissione è come Fedone di Platone, in cui, ma in Marco, per esempio, Gesù muore dando un forte grido. Quindi non è un sistema, però sono degli impulsi che hanno fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Se ne potrebbe parlare a lungo, cioè io credo che si potrebbe fare un discorso sulla teologia delle lettere dal carcere se io non fossi stato così lungo prima, ma è certamente un discorso aperto, è un discorso aperto. E credo che la grandezza di Bonhoeffer non consista nel fatto che noi ci appropriamo delle sue idee e scriviamo il libro che lui non ha scritto sulla base delle lettere dal carcere, ma credo che la sua eredità permanente consista nel fatto che da un lato ha chiuso alcune porte, dice Bonhoeffer è quello che apre delle strade, sì, ma neanche chiuse alcune, cioè dopo Bonhoeffer secondo me certe cose non si possono più dire, e un certo tipo di superstizione anche cristiana è stata messa in mora. Questo non ha nulla a che vedere con una religiosità tradizionale che Bonhoeffer continua a praticare. Credo che l'autore più citato nelle lettere dal carcere, sicuramente in base all'indice di quell'edizione, lì è molto evidente, è un autore di canti sacri, Paul Gerhardt, che per la cultura tedesca è quello che è, comunque un autore di inni il cui tema centrale è la provvidenza sostanzialmente. Quindi non è questione di una religiosità non ecclesiastica, ad esempio. La questione è quale chiesa.
anzi, un cristianesimo non ecclesiastico è del tutto al di fuori, cioè la Chiesa è il luogo in cui la fede viene vissuta. Ed è anche l'elosungen, cioè la pietas, la pietà cristiana tradizionale, accompagna Bonhoeffer anche in carcere. Nello stesso tempo, la consapevolezza è che Gesù è là dove tu le risposte non le hai. E quindi la testimonianza, in fondo, passa anche per la rinuncia alle risposte nella condivisione povera che aiuta meno di quanto vorremmo, e però aiuta. Io ho sentito due volte direttamente due persone che erano in carcere con Bonhoeffer, due italiani, si potrebbe raccontare tutta la storia che è buffissima. E per esempio tutte e due hanno raccontato indipendentemente l'uno dall'altro, 50 anni dopo, questa storia, che quando bombardavano il carcere, cioè perché la zona industriale è lì vicina, le bombe scoppiavano vicino e tremavano letteralmente i muri, Bonhoeffer si studiava di non interrompere il filo del suo discorso, per trasmettere con questo tranquillità. Per cui in realtà lui ha aiutato, ma non l'ha fatto dando delle risposte, che pure, cioè non aveva la sindrome dell'aiutatore, che per esempio tutti i pastori hanno. Non è facile avere il coraggio di non avere la risposta. La risposta potrebbe essere nel non avere la risposta, eccetera, eccetera. Lunghi discorsi che Bonhoeffer non fa, ma che apre. Le ultime parole che ci sono tramandate di Bonhoeffer sono molto famose e sono delle parole molto tradizionali, cioè è facilissimo chiudere una conferenza su Bonhoeffer perché tu puoi prendere quasi a caso una delle sue ultime parole famose, che anche quelle che non erano le ultime, anche le prime, erano famose lo stesso, e ripeterle in chiusura. Quelle, le ultime che ci sono tramandate, sono molto note, appunto, è la fine per me, è l'inizio della vita. Parole molto tradizionali per un cristiano, vere parole da martire, autentiche queste, cioè ci sono anche molte leggende sulla fine di Bonhoeffer, questa non lo è. Vere parole da martire. Ecco, io non so, mi sono chiesto più volte qual è l'uso, a parte usarle per la chiusura delle conferenze, appunto, ma qual è l'uso cristiano che si può fare di queste parole. Io non lo so, naturalmente non so, mentre so che cosa voglio sulla mia tomba, non so assolutamente se sarò in grado di pronunciare queste quando verrà il momento. L'uso che ne faccio io, a dire la verità, è quasi sempre questo, cioè spero che chi è nella prova possa sperimentare un frammento di quello che queste parole vogliono dire. Non so neanche cosa possa essere questo frammento, però un frammento di quello che queste parole vogliono dire. Cioè non sono una bandiera, credo, e non è giusto fare di Bonhoeffer una bandiera. Bonhoeffer è appunto un testimone che, al quale è successo quello che dice l'Apostolo Paolo, cioè che dall'estrema debolezza è scaturita una forza della quale anche un semplice lettore effettivamente può sperimentare qualcosa, ed è questo che rende questi libri eccezionali, non che siano particolarmente profondi, lo sono anche, ma da queste parole emerge qualche cosa che tu, dal tuo punto di vista, nell'infinita mediocrità di una vita che non è quella di Bonhoeffer, senti così autentica che dice qualche cosa persino a te, ecco, persino a me. Questo è, credo, il vero motivo per cui questo autore mi affascina profondamente. Thank you.